Siamo tornati in studio, continuiamo a parlare di tematiche sanitarie, parliamo di dieta. Dieta intesa come educazione alimentare, non come privazione di cibo oppure alimentarci in un modo piuttosto che un altro. E lo facciamo con la nostra ospite che è Cinzia Dalla Gassa, dietista e fondatrice di Be Well. Buongiorno e Buongiorno. benvenuta. Buongiorno a voi. Lei prima, proprio nel fuori onda, sottolineava una cosa: ci vuole una rivoluzione. Cioè, bisogna cambiare stile di vita. Che cosa intende? Perché non basta una dieta per dimagrire, poi è dimagrire il benessere. Direi che siamo in una fase dove tutti, bene o male, hanno la possibilità di disporre di una serie di informazioni sul tema dell'alimentazione. E nonostante ci sia questa buona disponibilità di informazioni, esiste sempre una certa difficoltà nell'attuare il cambiamento, proprio perché abbiamo ci muoviamo attraverso delle abitudini che sono state consolidate nel tempo e che molto spesso ci portano ad agire istintivamente. Quali sono queste abitudini che ripetiamo quando si tratta di alimentarci? Che poi l'alimentazione è la benzina, no, del nostro organismo, quindi è l'elemento, è la molla, l'energia anche di tutta la nostra attività quotidiana. Si tratta di abitudini che hanno a che fare con il modo in cui organizziamo la spesa, cuciniamo, nel modo in cui pensiamo a certi alimenti legati a certe occasioni, oppure nel modo in cui non solo ci alimentiamo per un senso di fame, ma anche ci alimentiamo perché proviamo una certa emozione o dobbiamo gestire un certo livello di stress. Tanto più noi perpetuiamo una serie di abitudini che sono legate a certi schemi mentali anche, tanto più la nostra mente apprende a attuarle in modo automatico, diventa qualcosa di istintivo. Quindi anche se c'è un ragionamento, un approccio razionale dove uno dice vabbè, voglio dimagrire oppure voglio migliorare la mia dieta non per dimagrire ma per stare meglio, per avere una dieta più salutare, nel momento in cui fa le azioni dalla spesa al cucinare piuttosto che fare le ordinazioni nel ristorante, ricade in quei meccanismi, quindi deve avere un po' una coscienza di dire no, attenzione, cosa sto facendo? Cioè, se io sono al supermercato, vedo un bel pacchetto di patatine, è normale quasi avere l'istinto, no, di avventarsi e dire no, cosa sto comprando e rimetterlo lì e magari andare a prendersi delle arance, non lo Sì, so. se uno è già abituato a farlo, diciamo che è istintivo muoversi verso le patatine e quindi richiede estrema focalizzazione anche il momento in cui si fa la spesa. Oltre a ciò, è chiaro che il tutto dipende dalla motivazione che spinge la persona a desiderare il cambiamento. Per la domanda che lei mi faceva all'inizio, dimagrire è davvero legato al concetto di benessere. Molto spesso noi assistiamo a delle richieste di persone che desiderano effettivamente dimagrire, però non sono consapevoli del vero bisogno che hanno, che ha a che fare con un miglioramento dello stato di benessere a 360 gradi e molto spesso contempla anche cambiamenti non solo nella vita alimentare e nello stato di salute. Ecco perché serve lavorare su più fronti per facilitare il cambiamento alimentare. Come mai si è arrivati alla convinzione che il dimagrimento sia sintomo di benessere? Perché mangiamo troppo, perché siamo molto in sovrappeso, perché ingeriamo in maniera smodata ingredienti che insomma non sono proprio indicati e andrebbero presi a piccole dosi? Va fatta una distinzione tra quello che è il concetto di dimagrire lì dove esiste una situazione patologica che dove veramente si consiglia alla persona il dimagrimento perché in quel modo migliorano tutta una serie di parametri legati allo stato di salute.
E quelle sono le persone che di solito non vogliono dimagrire, se non sbaglio. Molto spesso la sola ragione ai fini di salute non è a volte sufficiente, anche perché uno associa sempre il dimagrimento alla restrizione, alla privazione, e quindi il percorso non è così stimolante ed emozionante. D'altro canto ci sono quelli invece che vogliono dimagrire non avendone bisogno. È vero anche questo. E in tutto questo ha una responsabilità chiaramente la società, ce l'hanno i mass media, ce l'abbiamo anche noi stessi come professionisti nel promuovere sempre uno stile, diciamo una modalità di conduzione, diciamo, dello stile alimentare a tavola non sempre rispettosa di quelle che sono le aspettative e i bisogni della persona. È importante, lei ha sottolineato una cosa che credo che sia necessario evidenziare, deve cambiare anche un po' l'approccio, avete cambiato anche l'approccio voi e professionisti, no? Nel dare le indicazioni, quindi non è più un menù, una ricetta che ci date, un menù settimanale, ma ci coinvolgete in un percorso più ampio, no? Anche la fondazione, credo, di Be Well ha un significato specifico, in che senso? Cioè come cambia l'approccio del professionista, come deve cambiare secondo lei l'approccio del professionista? L'approccio del professionista merita di integrare delle competenze che servono per sostenere davvero la persona nel cambiamento e per promuovere un aggiornamento di quelle abitudini che molto spesso agiscono da autosabotanti nei confronti della persona. Be Well nasce con la missione di formare i professionisti ad adottare, diciamo, un approccio che non solo offra le competenze che sono frutto di una formazione specifica, ma offra anche gli strumenti per aiutare davvero la persona a cambiare, diventando consapevole dei limiti e delle risorse che ci sono in un percorso di cambiamento. Visto che continuiamo ad assistere a continui fallimenti in chi intende cambiare stile di vita e poi si ritrova sempre di fronte alle medesime difficoltà, credo che sia arrivato il tempo di mettere in discussione probabilmente anche qualcosina del modo in cui lavoriamo con il paziente, che ad oggi rimane nella maggior parte dei casi ancora un metodo molto prescrittivo. Che magari funziona per lo spazio di un mese, due mesi, poi però si tende a tornare indietro, cioè come si fa a cambiare? E quanto è importante una visione salutista che comunque si è diffusa, si sta diffondendo da qualche anno in maniera pressante, no? Dove credo che il meccanismo della dieta sia stato messo in moto da una questione di bellezza, di immagine, no? Mm-hmm. Perché a tutti i costi volevamo essere tutti dei modelli, dei fotomodelli. Da qui però si è sviluppato, c'è stata una maturazione, credo, dal mio punto di vista, di un concetto di dimagrimento, di benessere, no? Di stare bene col proprio corpo e quindi di evitare anche quelle patologie che magari si sviluppavano, certo, anche con un'alimentazione sempre più abbondante, come diceva lei, con dei battage mediatici, che insomma il cibo sembra la panacea, no, di tutti i mali. Certo. Quanto un approccio nelle scuole, cioè iniziare a far sparire, non me ne vogliano chi produce merendine, che poi la merendina può essere anche una merendina salutare, facendo sparire le merendine e proponendo un'alimentazione diversa, quindi quanto la mia abitudine a non mangiare una merendina ma a mangiare qualcosa di più sano può essere determinante in futuro perché io continui a mangiare in maniera sana? È sicuramente un ottimo punto di partenza perché allena la persona a, diciamo, a considerare certi alimenti quali base della propria alimentazione e quindi diventa molto più semplice mantenere uno stile che già in principio si fonda sull'assunzione di alimenti molto più semplici, più naturali e magari anche nel rispetto di alcune linee guida. Detto questo, nel cambiamento della persona si tende spesso a favorire un cambiamento
detto che si fonda sulla motivazione, su dei motivi esterni alla persona. Cioè, dovresti mangiare in un certo modo perché così è importante per la tua salute, perché così dimagrisci, eccetera, ecco, eccetera. Ma da chi arrivano questi stimoli? Da un professionista? Possono chiaramente nel colloquio con un paziente. Quindi sono casi individuali? Possono arrivare dal professionista, ma può essere anche la motivazione che può avere una persona per il semplice fatto che il marito suggerisce di mangiare in un certo modo, o perché ha sentito magari delle colleghe a lavoro che mangiano, che seguono certi stili, e magari per curiosità o per anche solo per seguire un pochino il gruppo agisce nello stesso modo. Quindi è il marito che dà indicazioni alla moglie? Sono capitati casi di questo genere? Il marito o la moglie, viceversa, che suggeriscono magari un certo tipo di attenzione a tavola al coniuge, oppure un cambiamento. Perdoni la curiosità, sì. Questi suggerimenti nascono da un benessere verso il coniuge, o perché magari c'è anche un'idea di immagine migliore? Perché poi c'è sempre... Il benessere del corpo si associa, no, a una immagine estetica, no, del sì. corpo. Allora volevo capire quali sono i meccanismi. Può essere una ragione di tipo estetico, può essere la preoccupazione quando si vede magari la persona che sta prendendo una strada che la porterà magari a soffrire di vari sintomi. Possono essere tante le ragioni. Quello che fa la differenza è che il cambiamento può avvenire nel momento in cui la motivazione nasce dentro la persona. E non è sempre stimolata dall'esterno, cioè quando è stimolata dall'esterno può funzionare per un certo periodo, però nel momento in cui non è nutrita da dentro e non è allineata quindi con i bisogni della persona e con i propri valori, diventa un pochino difficile lavorare per un cambiamento concreto di abitudini. Perché abbiamo questo legame ancestrale con il cibo? Perché è legato alla nostra sopravvivenza. Però ognuno poi ha un legame che sviluppa in maniera personale, no? Per qualcuno è una ragione di vita, per qualcuno è un diniego assoluto, penso a tutti i disturbi alimentari, no? Perché poi c'è anche quest'ampia casistica. Certo. E si mette in gioco, in questa difficoltà di alimentarsi in maniera corretta, anche un fatto puramente di gusto, insomma, i cibi che fanno peggio sono quelli più buoni, almeno la sensazione del palato, o è anche questa un'abitudine che si può sradicare e magari iniziando a mangiare cibi sani si può trovare lo stesso piacere, lo stesso sapore gratificante di cibi... Prima ancora di parlare di piacere è interessante capire se quella persona davvero prova piacere mentre mangia certi alimenti, perché a volte è talmente istintivo e siamo talmente presi da tante cose nell'arco di una giornata che anche quando mangiamo quell'alimento che veramente ci piace non riusciamo ad assaporarlo al 100%. Quindi diventa interessante veramente diventare consapevoli di quanto si sta assaporando certi alimenti, perché potremmo accorgerci che ce ne bastano quantità più basse, quindi senza arrivare al punto della totale eliminazione di certi alimenti. E questo è già, diciamo, un punto di partenza per riuscire a ripristinare un equilibrio tra un cibo che magari ci fa male e il nostro istinto a ricercarlo perché è uno tra i nostri cibi preferiti. Quanto ci condiziona la fame nervosa? Moltissimo. Qualcuno ne è più consapevole di altri. Essendo il cibo e le emozioni, dal momento in cui noi siamo nati, nel rapporto con la mamma, noi abbiamo consolidato una serie di un certo tipo di rapporto nei confronti del cibo che è fonte di emozioni e che ci permette anche di gestire certe emozioni. Questo fa parte della vita di tutti noi. In alcuni casi noi impariamo a gestire certe emozioni negative, dallo stress, quindi alla tensione, all'ansia, alla rabbia, mangiando, perché l'atto del mangiare ci dà la calma, esatto.
ed è per questo che si parla di fame nervosa. Che indicazioni ci date in questo caso? Dipende sempre dal... allora, io credo che fondamentalmente ognuno di noi viva dei momenti in cui mangia non solo per soddisfare il senso di fame o il semplice piacere di mangiare qualcosa. E nel momento in cui utilizziamo il cibo come strumento, è importante che noi ne siamo consapevoli, che lo stiamo facendo ad uno scopo diverso rispetto a quello di soddisfare il senso di fame. Quindi bisogna sviluppare un'autodisciplina alimentare? Un'autodisciplina, una consapevolezza e anche il coraggio di capire che in alcuni momenti dobbiamo renderci conto che c'è qualcosa che va sistemato al di là della nostra vita alimentare, potrebbe avere a che fare con la nostra vita personale o professionale, ed è quella la ragione per cui a volte in mancanza di altre strategie il cibo è sempre quella più efficace, più comoda, più economica e più piacevole. E chi invece lo rifugia? Desiderandolo ma lo rifugia, no? Perché poi sono questi i comportamenti di persone che saltano i pasti, che proprio evitano, no questo, no quello, per carità, poi magari non fanno, notavo che alcune persone che mangiano pochissimo, che rifiutano il cibo, però sono quelle che ne parlano di più, insomma. Perché diventa, costa un sacco di fatica alla mente rispettare delle regole che noi ci imponiamo per mangiare in un certo modo. Istintivamente noi tenderemo a mangiare delle quantità sufficienti per soddisfare il nostro senso di fame. È ovvio che quando ci imponiamo di saltare i pasti, di mangiare porzioni più piccole oppure di selezionare certi alimenti, anche se non ci piacciono, eliminandone degli altri, questo ci richiede un'estrema focalizzazione. Questo è un bene o un male, selezionare alimenti che non ci piacciono? Quanto per avere una corretta autodisciplina alimentare è necessario bilanciare una serie di alimenti buoni, ma che comunque ci piacciono, con delle concessioni anche? Credo sia indispensabile. La ragione per cui molto spesso le diete falliscono nasce proprio dalla mancata contemplazione del piacere quando si mangia, che poi sia veicolato da un consiglio dato proprio da un professionista o sia una regola che si autoimpone la persona, quello è un altro discorso. Però di fatto quando uno non si concede il piacere a tavola, difficilmente riesce a mantenere un certo equilibrio, perché gli costa un sacco di fatica continuare a pensarci e c'è un continuo rifiuto a livello corporeo che lo porterebbe a mangiare in un altro modo. Quanto mettono in discussione la vostra competenza alcuni pazienti perché vorrebbero dei risultati che sono insomma dei risultati impossibili e perché sono dei risultati che nascono da una visione distorta della realtà e una visione distorta di se stessi? Questo accade quotidianamente per chi come me si occupa di educazione alimentare. E perché secondo lei c'è questo, più che in altri medici, in altri professionisti, c'è il gettare la croce quando, e forse è questo il nuovo approccio che lei porta avanti, cioè rendersi conto che bisogna agire su se stessi, non è un'imposizione, diciamo, che viene... rendersi conto per primi come persone che stanno vivendo un certo cambiamento del proprio ruolo, quindi del ruolo che si è avuto nel promuovere un certo tipo di abitudini e di stato ovviamente di salute e della responsabilità che si ha nei confronti del cambiamento. Vivendo in una società dove esistono libri, professionisti, ciarlatani, posso dire anch'io, che guru, che promuovono, diciamo, e promettono dei cambiamenti in breve tempo seguendo certe o anche tanti prodotti, certo, fitofarmaci, integratori di ogni genere, miracolosi, immagini, e marketing poi fa anche lui la sua parte, è chiaro che nelle persone c'è l'illusione che il tutto si possa risolvere in poco tempo, perché c'è tutto un sistema che te lo fa credere.
e agire sistema in un modo... drogato però. Sì, il problema è che mettersi a confronto con un cambiamento che ti chiede di mettere in discussione le tue abitudini non è così comodo, cioè costa un po' di fatica. Però magari se uno si scopre che le abitudini vecchie sono terribili e se ne possono avere delle nuove molto più confacenti a se stessi, può essere un buon punto di partenza. Può diventare interessante nel momento in cui la persona coglie dei bei vantaggi nel cambiamento e il percorso diventa qualcosa di emozionante. Torniamo subito dopo la pubblicità, continuiamo a parlare di questo argomento. A tra pochissimo, grazie. Eccoci di nuovo in studio, con noi Cinzia Dallagassa, dietista, fondatrice di Be Well. Stiamo affrontando con il nostro ospite, la nostra ospite, come fare a fare una dieta, portarla a termine e mantenere i risultati di una dieta che è un dimagrimento ma anche è un affrontare la tavola in maniera salutare. Lei parlava appunto di consapevolezza, di cambiamento, di presa d'atto che bisogna cambiare le abitudini non solo a tavola ma le abitudini di vita, per cui tutta una serie di regole autodisciplinanti. Ci sono delle regole che valgono per tutti, cioè delle buone pratiche, regole è un termine che non mi soddisfa, ci sono delle buone pratiche che possono essere indicate per tutti quando ci si alimenta? Sicuramente sì, la prima, diciamo, il principio base è quello di mangiare con consapevolezza. Quello che molti dicono, mangia lentamente, mastica bene, quello aiuta a diventare consapevoli effettivamente di cosa si sta mangiando, di quanto si sta mangiando, e spontaneamente la persona che è abituata ed è allenata a farlo si autogestisce nella regolazione delle porzioni e quindi diventa più abile anche nel mantenimento di un certo tipo di stile e nel mantenimento anche del peso corporeo. Oltre a ciò, chiaramente il mantenimento di un buono stato di idratazione, quindi l'importanza dell'acqua, quella vale per tutti, e l'importanza di assumere quotidianamente un buon apporto di fibra tramite il consumo di frutta e verdura, fermo restando che in alcune situazioni serve fare un po' di attenzione a seconda un pochino delle condizioni insomma, della persona. Detto questo, anche il principio della varietà rimane uno tra quelli base per tutti. Indipendentemente dallo stile alimentare che si intende seguire, è importante variare sempre le fonti e variare la tipologia degli alimenti in modo tale che riusciamo a soddisfare il nostro fabbisogno nutrizionale. È assodato che la carne, sì, insomma, possiamo lasciarla in frigo e consumarla una tantum? Direi di sì, anche questo. La carne andrebbe alternata al consumo di altre proteine, facendo in modo che nell'arco, diciamo, di una settimana, 10 giorni, riusciamo ad assumere anche proteine di origine vegetale al posto della carne, quindi ci deve essere un buon equilibrio senza per questo arrivare a eliminarla completamente, a meno che uno non... Ecco, se uno che sceglie di alimentarsi solo con proteine vegetali, in qualche modo può incorrere in delle carenze, oppure sono scelte, approcci di vita ma ugualmente salutari? Nell'esperienza mia e di molti altri colleghi, noi assistiamo a casi dove le persone che intendono diventare, per esempio, vegetariane o vegane, cominciano ad escludere le proteine animali, però senza una piena consapevolezza di come gestire poi il consumo delle proteine vegetali, e molto spesso tendono magari ad esagerare con l'apporto di carboidrati o a seguire un'alimentazione troppo selettiva. In ogni caso, nel momento in cui anche in un'alimentazione vegana o vegetariana c'è un buon equilibrio tra i vari nutrienti, va fatta attenzione alla
all'assunzione della vitamina B12 e ci sono ovviamente degli integratori. Certo, ed è sempre opportuno, data un pochino l'esperienza che viviamo con i nostri pazienti, è sempre opportuno consultare un professionista o comunque documentarsi molto bene prima di intraprendere un cambiamento. E quando si tratta di bambini? L'alimentazione nei bambini deve essere necessariamente deve contemplare necessariamente le proteine animali? Allora, l'alimentazione dei bambini lì è una questione un pochino più delicata che va sempre gestita con il medico pediatra. E generalmente bisogna fare molta attenzione all'esclusione degli alimenti di origine animale, perché può diventare può mettere il bambino in condizioni di rispetto all'adulto ha dei fabbisogni tali che un'alimentazione troppo selettiva può compromettere la crescita. Lei prima parlava di consapevolezza, no? Quando sono a tavola magari ho la sensazione di una porzione, la posso ridurre, però ci sono anche tanti alimenti che possono essere alimenti che ingannano, perché uno magari dice ho mangiato una robina, io leggo anche magari l'etichetta, perché credo che tutti noi, insomma, se non altro la questione olio di palma spinge tutti a leggere l'etichetta per non trovare questo vampiro che possa in qualche modo succhiarci la vita, scusi se, perché sicuramente insomma, bisogna anche trovare il giusto mezzo, certo. No, delle cose, quindi credo che le etichette tutti le leggiamo, però quelle calorie che sono scritte, cioè come ci si fa a capire cosa stiamo mangiando quando magari, non lo so, faccio un esempio, mangio una barrettina, mangio un pacchetto di cracker, e uno dice, beh, cosa vuoi che ho mangiato? Solo un pacchetto di cracker, poi così per curiosità leggo dietro le e dico, ma un pacchetto di cracker alle volte ha più calorie o percentuali di altri ingredienti che, ne so, un piatto di pasta tirato giù dalla pentola. Ecco, come dobbiamo comportarci? Direi che la sana abitudine di scegliere gli alimenti più semplici già ci orienta, no? Ci facilita in questo senso. Nel momento in cui parliamo di prodotti precotti, per esempio adesso in commercio esistono molte le stesse zuppe, i panini già pronti, tutti i piatti, le insalate di cereali già preparate, eccetera, lì dobbiamo fare molta attenzione alla lista degli ingredienti per notare effettivamente non solo la tabella con l'apporto calorico e magari le percentuali dei vari nutrienti, ma anche quanto lunga la lista degli ingredienti utilizzati, per accorgerci che a volte diventa molto ingannevole anche la stessa etichetta di un alimento che viene pubblicizzato come un alimento sano, invece bisogna farci attenzione. A maggior ragione l'attenzione va posta verso tutti quegli alimenti confezionati che si utilizzano un pochino come spaccafame, quindi tra un pasto e l'altro, che molto spesso sono ingannevoli perché, pur essendo delle porzioni molto piccole, l'apporto calorico, considerando che siamo molto sedentari, potrebbe diventare un pochino... I cibi bianchi, che è un'altra, no? Non so se sia una leggenda metropolitana, ma insomma anche... sono indicazioni che poi magari arrivano anche da oncologi di fama. Umberto Veronesi diceva riduci del 30% il cibo che ingerisci, tendi appunto a mangiare proteine vegetali, giammai la carne e proprio metti al bando cos'è, latte, farina, zucchero. E farine raffinate. Quelli bianchi perché raffinati. Quindi vale anche, in questo vale la regola di... tornare un po' all'origine dell'alimento? Questo sì, a maggior ragione oggi, se fino a qualche tempo fa diventava un pochino complicato e da un punto di vista squisitamente pratico serviva a fare la spesa magari in più posti per recuperarli, oggigiorno sono disponibili in tutti i supermercati i prodotti a base di farine integrali e i prodotti... E sono realmente farine integrali o anche lì dobbiamo leggere? Bisogna leggere bene l'etichetta, perché molto spesso sono dei prodotti con un misto di farine. Sì. Si può vederli solo scuri, bisogna andare a leggere. Bisogna andare a leggere bene l'etichetta e mantenere comunque la buona abitudine di variare sempre le fonti, le marche, le tipologie di prodotti e anche le tipologie di farine utilizzate. Un'ultima cosa, lei che è appunto fondatrice di BeWell, che come dietisti, insomma come comunità scientifica che si occupa di alimentazione, state dialogando con chi
produce alimenti, perché poi alla fine, insomma, potrebbe esserci anche un dialogo che porta a produrre alimenti sani, che comunque, cioè se noi troviamo negli scaffali alimenti sani, mangiamo sano. Al di là, poi c'è tutto il discorso della quantità, tutto quello che vogliamo, ma di base magari c'è un primo step, c'è questo tipo di approccio. Questo tipo di dialogo c'è, già esiste ed è per queste ragioni che comunque in commercio si trovano delle offerte, ripeto, rispetto già a pochi anni fa, che sono, che testimoniano una maggiore attenzione verso, la maggiore disponibilità di alcuni alimenti. Io ringrazio Cinzia Dalla Gassa, non abbiamo Grazie a più voi. tempo a disposizione, è dietista, fondatrice di Be Well. Ringrazio voi per averci seguito. Torniamo domani mattina con 7 in punto durante la giornata, l'edizione del TG. Grazie, arrivederci.